queste riprese cercheremo di spiegare le posizioni al tavolo da poker per cercare di capire meglio come giocare, quando giocare e che mani giocare. Con le inquadrature possiamo andare su chi da carte, il dealer, e vedremo che dopo il dealer ci sono le puntate, rispettivamente piccolo buio e grande buio. Sono il primo a parlare sul tavolo, in questo caso è la persona dopo il grande buio, Big Blind, che è la posizione UTG, Under the Gun. È una delle due, in questo caso Early Position, il primo giocatore a parlare, che dovranno sfruttare possibilmente, dovranno giocare possibilmente solo le prime mani, le mani più forti, visto che dopo di loro parleranno altri giocatori, non sanno bene come si comporteranno. Fino a questa posizione conviene giocare solo mani forti, anche da questa posizione, che è una middle position, fino al giocatore prima del bottone, si potranno giocare forse anche qualche mano un po' più dinamica, con connettori a colore, anche se comunque consigliato giocare solamente mani forti. Una delle posizioni migliori è il bottone. Perché? Perché possiamo vedere quasi tutti i giocatori quando giocano sul tavolo senza aver messo niente nel piatto. Da questa posizione potremmo anche decidere di bluffare nel momento in cui sul tavolo non ci sono né rilanci né tanti call. Con un rilancio significativo sul piatto potremmo provare a rubare i bui senza aver rischiato quasi niente. Le due posizioni dopo sono Small Blind e Big Blind. Dovranno giocare in maniera molto attenta. Con le mani forti dovranno sì rilanciare, ma forse verranno presi anche con poca credibilità, visto che i rilanci potrebbero essere presi solamente come un modo di rubare i bui. Il grande buio è la stessa cosa, più o meno lo stesso comportamento, ma solo l'unico fattore negativo è che ha messo una puntata nel piatto, il fattore positivo è che può vedere prima di lui tutte quante le giocate.